Cari amici, in occasione di questo 25esimo della dedicazione della parrocchia San Giovanni Bosco di Marconia, diamo la parola a Don Antonio Di Leo, che è uno dei figli di questa comunità, divenuto poi sacerdote, oggi è direttore dell'ufficio liturgico diocesano, tra l'altro in pole position nell'organizzazione del congresso eucaristico che ha visto tanta parte della nostra diocesi coinvolta lo scorso mese di settembre e i mesi precedenti. 25 anni fa, l'inaugurazione di questa casa che è alle mie spalle, cosa ci racconti di quel giorno? Emozioni, immagini? Come eri coinvolto? Allora, un saluto carissimo a tutti e grazie Giuseppe di questa opportunità che mi dai con tutta la redazione di poter dire qualche parola di ricordo, ma anche di profondo ringraziamento per quello che è il 25esimo anniversario della dedicazione della Chiesa di San Giovanni Bosco. Beh, il mio ricordo affonda nei ricordi di un bambino, era il 1998. Io frequentavo la prima media, quindi per me la chiesa a Marconia era veramente una novità, perché sono nato da un punto di vista sacramentale, sì, nel battesimo, nella chiesa vecchia, ma poi nel 1991, quando io avevo 6 anni, quella fu distrutta e io non la ricordo nemmeno. Ricordo quel capannone che per più di 10 anni ci ha ospitati come comunità parrocchiale e lì ho vissuto i sacramenti della confessione e della comunione. E quindi voglio dire, questa idea della Chiesa Nuova che sorgeva, questo grande cantiere in piazza che c'è stato per tanti anni, io lo ricordo molto bene, e noi sbirciavamo per vedere cosa veniva fuori, si vedevano queste due grandi pance, si può dire, di fabbricato, che poi sono quelle due absidi laterali che esistono nella chiesa. E quindi era tutto da scoprire. E ricordo quel pomeriggio del 31 gennaio 1998, che era una giornata bellissima, Calda, calda. dove Ricordo si vede. che si snodò una processione dal vecchio luogo dal capannone dove vivevamo la vita parrocchiale fino alla Chiesa Nuova, una lunga processione di sacerdoti con a capo Monsignor Ciliberti, e la ricordo. Però quello che mi colpì soprattutto è che è un primo ricordo, è quello quando si aprirono le porte. C'era stato un concerto che aveva preceduto la celebrazione prima e si aprirono le porte. E le vetrate, che non erano Ecco, istoriate allora, quindi queste, queste vetrate erano come luminosissime si fare. sprigionava una luce bellissima. Ecco, il ricordo di questa luce bellissima, che poi era la luce per tutta una comunità che aveva sperato nella Chiesa Dove Nuova, vivere i nel sacramenti, e luogo poi lì, quella è comunque. la chiesa della mia ordinazione sacerdotale. È lì che ho vissuto il sacramento dell'ordine. E per me rimane sempre importante. Devo far vedere una piccola particolarità, visto che sono nel mio studio qui da parroco di Cristo Re a Pisticci, che si può dire che è un po' la madre della chiesa di San Giovanni Bosco, perché tutto sommato molti parrocchiani sono nati e sono stati battezzati qui a Cristo Re e poi sono trasferiti lì. Quindi io conservo una calamita, eccola qua, forse la vedo, Sì, la sì, sì. vedete? Che è la calamita della chiesa di San Giovanni Bosco. E io ce l'ho sempre qui con me nel mio studio, perché è la mia chiesa, è la mia comunità parrocchiale, anche se io non la servo da un punto di vista, diciamo, ministeriale, però è chiaro che si rimane sempre parrocchiani, questo sì. Era questo che Anche dicevi quando ti la ho comunità, coinvolto in la quella tua comunità. ex comunità e tu hai detto no, è sempre la mia comunità quella ed è un discorso molto bello questo. Senti, come si lega la tua storia vocazionale a questo tempio di San Giovanni Bosco? Allora, la mia storia vocazionale è una storia che per chi mi conosce, chi seguirà questo video, sa molto bene, non è una storia fondata solamente su Marconia. Ecco perché la mia storia vocazionale poggia su due pilastri, sul rapporto con il clero diocesano che ho avuto a Pisticci. E questo è stato un pilastro molto importante per me, la figura di Don Michele Leone. La
l'affitto dei sacerdoti diocesani, tra cui il mio predecessore Don Leonardo, e poi i padri. I padri però sono venuti in un secondo momento, perché quando io poi ho incominciato a fare i miei primi passi vocazionali, Monsignor Ligorio, molto saggiamente, mi indicò che dovevo partecipare un po' di più alla vita della parrocchia San Giovanni Bosco. Prima partecipavo da ragazzino che è sensibile alle cose religiose, facevo due messe io addirittura quando ero piccolo, insomma, la mattina a San Giovanni Bosco, la sera a Sant'Antonio a Pisticci, però non mancavo mai nella mia parrocchia. Sentivo che importante andare nella mia comunità parrocchiale innanzitutto. E lì, come primo sacerdote che io ho conosciuto, padre Marista, nella mia infanzia, c'è padre Michelangelo Cicalese, che è veramente un uomo di Dio, veramente un uomo straordinario, un uomo che aveva una parola fortissima, ma che veramente una parola che ti arrivava al cuore. Io ricordo che io andavo per ascoltare lui, per ascoltare la sua, come spezzava il pane della parola. Ecco, e mi piaceva anche il suo stile, forse un po' severo, e mi dispiace che non tutti l'abbiano capito a quei tempi, però io porto un ricordo veramente grato al Signore. E quando Monsignor Ligorio mi disse all'inizio del mio cammino vocazionale del 2006 di avvicinarmi un po' di più alla parrocchia, io ho obbedito, mi sono fatto avanti. Allora c'era un altro grande padre marista che è stato a Marconia, padre Bruno Rubechini, che è stato il mio parroco per 12 anni. Sono stato accolto dalla parrocchia, mi sono inserito con i ministranti, con la vita di tutti i giorni, e si può dire che poi piano piano mi sono sentito veramente pienamente a casa, ecco, in tutte le sue parti, e sono entrato molto molto forte nella comunità, servendo, facendo quello che c'era bisogno. Ecco, e ho vissuto poi tutta la mia vita di seminario, tutte le celebrazioni, tutte le feste, quelle che il seminario mi dava la possibilità di partecipare, tutte nella mia parrocchia di San Giovanni Bosco. Io ho fortemente voluto che l'ordinazione si svolgesse là, al tempo in cui le ordinazioni sacerdotali si svolgevano nelle proprie parrocchie di origine, che ritengo personalmente essere una cosa molto significativa, molto bella. Anche quello è segno che tu sei il frutto di quella preghiera, di quella comunità. Non vieni dal nulla e non vieni da una comunità che, come dicevi tu, rimane sempre la tua famiglia di origine. Ecco, è come quando uno si sposa, oh, va, fonda la sua famiglia, però la casa paterna, la casa materna rimane sempre quella. E rimane sempre un fascino particolare, un legame particolare. Ecco perché ho voluto fortemente, grazie anche a Monsignor Ligorio, che veramente è stato molto attento da questo punto di vista, che tutto si svolgesse a Marconi, la preparazione, l'ordinazione sacerdotale, la mia prima messa. È stato veramente un momento bello. E io spero che ci sia qualche altro ragazzo che possa essere ordinato in quella chiesa. Ci sono delle possibilità, ci sono alcuni seminaristi oggi della mia parrocchia lì, e spero che Marconia possa vivere di nuovo quei bellissimi giorni di vita di chiesa, vita sacramentale che io personalmente con tutta la comunità abbiamo vissuto. E devo dire una cosa molto importante, che i padri maristi sono stati sempre molto rispettosi delle vocazioni diocesane che nascevano nella comunità. Sono stati molto attenti, con grande discrezione, nel loro stile, con grande discrezione, molto attenti a tutti noi e a tutti questi virgulti, rispettando la storia di ognuno. Bene, casa paterna, comunità di appartenenza, c'è un messaggio che vuoi lasciare alla tua comunità di origine a cui ti senti tanto legato? Questa comunità ha avuto la grazia di avere una parrocchia intitolata Don Bosco, che, diciamoci la verità, è un po' un santo sconosciuto dalle nostre parti. Ecco, il mio predecessore, Don Leonardo Selvaggi, mi Allora, non te raccontava quando l'avevi idea, ero ragazzino, non c'erano i salesiani, non c'era niente per intitolarla a San Giovanni Bosco, però
pensavano che una nuova parrocchia, magari con nuovi giovani, con nuove prospettive, quello che è Marconi, che è stato ancora più nel passato di oggi, doveva rispondere a questa vocazione, di questo santo a cui è intitolata. Io auguro a questa comunità di vivere sempre, questo spirito giovanile, di far tesoro di tutte le esperienze che i padri hanno consegnato, di una, fede semplice come Maria, loro dicevano, a cui poi noi ci rivolgiamo come la Madonna delle Grazie, e di vivere con gioia, insieme ai pastori che il Signore oggi le ha donato, che si impegnano tanto per il prosieguo di questa comunità. Io faccio gli auguri alla mia comunità, alla nostra comunità, pensando che la Chiesa è qualcosa di importante per Marconia, di fondamentale per la società di Marconia. Grazie, Don Antonio, di queste tue parole belle e intense. Va bene, Ciao grazie Giuseppe, ancora. grazie, Grazie di un questo bel abbraccio. contributo. Un abbraccio a te.